No, è solo perché ha un permesso di soggiorno scaduto, per chi lavora nel nostro paese in una situazione di irregolarità e per chi ha un'offerta di lavoro già avanzata. È valida per chi lavora in agricoltura e nei servizi alle persone. Non è così? Chi è condannato anche solo in primo grado per caporalato, per sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici non potrà usufruire di... Il permesso di soggiorno non dà diritto al voto. Ci sono anche altre emergenze che sono state evidenziate dalla pandemia, per esempio le persone anziane che vanno tenute a casa e vanno tenute in una situazione di sicurezza e con persone che possono accedere al servizio sanitario. I corridoi verdi ci sono e tuttavia nessun volo charter è partito da quei paesi per l'Italia. Se arrivano persone per lavorare in Italia devono essere messe in quarantena perché vengono da paesi dove c'è il coprifuoco. Gli italiani che vogliono lavorare nei campi sono i benvenuti. Il Ministero del Lavoro deve fare una proposta per rendere compatibile il sussidio con il lavoro nei campi e soprattutto deve adottare una piattaforma dove le aziende e i lavoratori devono poter registrare la loro disponibilità. Fa aumentare i prezzi, lasciare marcire i prodotti nei campi. Vogliamo assicurare a queste persone la dignità di uomini e di donne. Avere un rapporto di lavoro regolare significa giusti salari, significa protezione sociale. Il bisogno di lavoro nei campi c'è. Questi lavoratori lo fanno già da anni, lo fanno con professionalità e con competenza. Non regolarizzarli significa alimentare il caporalato, lo sfruttamento e...